Amici e amiche interiste, buonasera a tutti voi gli ascoltatori. In questo contenuto parliamo di quello che è accaduto ieri della partita di ieri sera, che l'Inter, dopo 13 anni, ritorna in semifinale di Champions League, di Coppa dei Campioni, possiamo chiamarla. I nerazzurri riescono, ragazzi, a conquistare un grande passaggio del turno, vincendo 2-0 all'andata ad Aluzzo, a Lisbona, con i gol di Barella e di Lautaro Martinez. No, con i gol di Lukaku, non Lautaro Martinez, scusate. E poi, proprio 24 ore fa, ha pareggiato 3-3 con una prestazione fantastica, con i seguenti gol, con Barella, Lautaro e Tucucorea. Dominando andata e ritorno. Poi, sul ritorno abbiamo fatto alcuni errori difensivi, però a parte questi errori difensivi, bisogna congratularsi con questi ragazzi che hanno fatto partite bellissime in Champions, però ragazzi, deludono in campionato. Però la Champions è sempre importante vincerla. Diare alcune note positive, sicuramente ritrovo il gol Tucucorea dopo tante polemiche, con un grande gol, con un grande con un tiro a giro. Un'ottima prestazione di Lautaro che ritrova il gol dopo essere stato a secco 3 partite. E quindi queste sono state un po' le note positive. Possiamo dire i cambi nel mister che li ha fatti giusti, ha tolto gli aggiusti, ha tolto i diffidati, ha tolto un po' tutto e possiamo dire al mister che fa i complimenti, poi spara tanto. Bisogna vedere adesso l'Inter affronterà in semifinale un grande derby, Euro Derby, che da due derby abbiamo perso in semifinale 2004-2010. Quindi vedremo e non so cos'altro dirvi. Pensiamo a giocarci una grande partita domenica a mezzogiorno e mezzo contro l'Empoli, con un Empoli molto in forma di Zanetti, quindi un Empoli che ci ha messo in difficoltà sia lunedì quando, dopo la Supercoppa, quindi bisogna riscattarsi e bisogna vincere domenica con stagione 30, quindi ecco, quindi questo è l'Inter che si giocherà in campo domenica. Poi gli altri appuntamenti delle live sono lunedì 24 aprile alle ore 11 con un grande youtuber romanista che viene a parlare della Roma in questo canale YouTube, che è sempre di più. Iscrivetevi al canale e vi aspettiamo presto in live con noi. Ciao ragazzi e buona serata.